L'italiano è finalmente, lo possiamo dire, dopo tanti tanti anni, una lingua viva. La parliamo più o meno tutti, salvo scriverla in maniera diversa. Ecco, forse la qualità dell'italiano scritto non è all'altezza, lo vediamo anche da tantissimi test che vengono somministrati, soprattutto alle nuove generazioni. Però è una lingua viva e che, proprio in quanto viva, circola ormai diffusamente fra tutti. Secondo lei perché c'è questa discrepanza tra l'italiano parlato e quello scritto? Quale potrebbe essere il problema? Dobbiamo renderci conto degli usi funzionali dell'italiano, quindi l'italiano, proprio perché ormai si è diffuso ovunque, deve recuperare proprio il senso della distinzione che c'è tra diversi registi, se tecnicamente si definiscono, tra diversi stili. Quindi bisogna insegnare ai giovani, e quindi imparare a nostra volta, a utilizzarlo nelle sue più diverse manifestazioni. Questa è una difficoltà oggi, quindi bisogna recuperare le distinzioni, le sfumature. Ha sentito durante la diretta da Rieti, c'è quella signora che conosce e parla molto bene il dialetto reatino. Quanto il dialetto è presente nella nostra lingua quotidiana? Fino a 20-25 anni fa si pensava che i dialetti sarebbero morti. In realtà i dialetti resistono, anche se ovviamente in modo diverso. Molti giovani ormai, no, un po' si smaccano di dialetti, però li recuperano, per esempio, in tanti generi musicali. Sono dialetti sempre più contaminati, quindi il dialetto che parlava la signora è un dialetto un po' antico, ecco, sopravvivono a patto di potersi contaminare con altre forme linguistiche, per esempio con l'inglese o anche con lo stesso italiano. Ecco, per esempio, si è spesso criminalizzato l'uso delle parole inglesi o francesi durante, ecco, nel nostro linguaggio. Sì, beh, sappiamo quanto talvolta si utilizzano le lingue straniere un po' snobisticamente, e questo capita anche nell'inglese. Qui dobbiamo essere attenti a seconda di quello che siamo, di quello che facciamo. Se siamo dei professionisti e ci rivolgiamo a dei cittadini, dobbiamo renderci conto che moltissime espressioni, moltissime parole inglesi possono non essere capite, quindi traduciamole. Ecco, quindi quando svolgiamo un servizio pubblico o siamo, diciamo, investiti di un compito di trasmissione di una cultura in forma la più ampia possibile, dobbiamo tener conto che molte parole e molte espressioni inglesi potrebbero non essere comprese dalla maggior parte della popolazione. Come per esempio spending review. Ecco, una revisione della spesa è molto più semplice di una spending review. Dove andiamo allora, secondo lei? Dove andremo con la nostra lingua? Andiamo verso una dimensione più leggera. L'italiano si è alleggerito, questo è capitato anche a tantissime altre lingue europee, quindi la norma si sta un pochino proprio semplificando, però questo è un sintomo proprio di una lingua che è sempre più vivace, perché come spesso capita, una lingua tanto più si diffonde, tanto più si semplifica, quindi è un po' un segnale, perché stiamo attenti a utilizzarlo bene, soprattutto quando parliamo di parole pesanti, ecco, non so, giustizia, libertà, democrazia. Sarebbe molto utile rileggersi ogni tanto queste parole su un buon dizionario per far vedere quanto sono profonde anche nella loro evoluzione storica. Siamo per chiudere a Cagliari. Ha sentito la brutta notizia del lutto anche in Rai di Fabrizio Frizzi? Lei lo ha conosciuto? Io l'ho conosciuto tantissimi anni fa, e quando parlavo un po' di comunicazione televisiva dissi di lui che usava un italiano delicato. Usavo un italiano delicato ed era un personaggio delicato, mai sopra le righe. Credo che questo potesse essere, può essere il modo per ricordarlo, perlomeno per me come linguista. Noi tutti ci stringiamo attorno alla famiglia, ai suoi familiari, per questo bruttissimo e questa tragedia che le ha colpiti. Noi torniamo allora in diretta.